Comincia male la nuova avventura della San Cataldese nel campionato di Serie D Girone I. Al Valentino Mazzola passa il Sant'Agata con una vittoria di misura. In vantaggio con Maltese nel primo tempo, la squadra di Matteo Vullo non riesce a mantenere il controllo della partita, subendo il gol del pari di Vitale. L'1-1 galvanizza gli ospiti che cercano e trovano il gol della vittoria con Calafiore. Un'involuzione per i Verdi Amaranto, almeno sul piano dei risultati, che arriva dopo il pesante 0-5 in Coppa Italia con il Paternò. Sembra lontano adesso l'esaltante vittoria sul Catania ai calci di rigore, al debutto stagionale di Coppa il 21 agosto scorso. Il tecnico della San Cataldese è Matteo Vullo sulla pagina Facebook Verdi Amaranto. Noi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita. Quello che non ci premia è il risultato. Noi non meritiamo di perdere questa partita, dal mio punto di vista. Poi, se qualcuno dice altro, va bene lo stesso. Loro saranno felicissimi di averla vinta, avrei preferito vincerla anch'io in maniera così. Ma purtroppo i nostri due gol reali vengono da due situazioni di un errore individuale. La verità dei fatti è che noi non possiamo prendere gol a 30 secondi alla fine, che sarebbe stata tutta un altro secondo tempo. Però poi secondi ma non si fa niente, noi dobbiamo semplicemente imparare da quello che succede e migliorare. Adesso l'obiettivo nostro è guardare con fiducia alla partita di mercoledì prossimo a Cittanova e cercare di andare lì a fare il risultato. Il quadro completo dei risultati: Acireale Cittanova 0-0, Lamezia Canicattì 1-0, Trapani Mariglianese 0-0, Licata Castrovillari 0-1, Santa Maria Cilento Locri 0-2, Ragusa Catania 0-2, Real Aversa Paternò 3-1, San Luca Vibonese 0-1, San Cataldese Sant'Agata 1-2. La classifica: Real Aversa, Catania, Locri, Sant'Agata, Castrovillari, Lamezia e Vibonese 3, Acireale, Cittanova, Trapani e Mariglianese 1, San Cataldese, Canicattì, Licata, San Luca, Paternò, Santa Maria Cilento e Ragusa 0.